Buongiorno a tutti, buon lunedì dell'Angelo. Allora, oggi farò una ricetta che è tradizione romana. Farò l'abbacchio al forno con le patate. Avrei voluto farlo alla cacciatora, poi ci ho ripensato. Dunque, io qui ho già pezzi di abbacchio, agnello, messo a macerare per 3-4 ore. In aceto, vino e con tutti gli aromi. Quindi ora questo lo andrò a mettere in teglia con tutto il suo sughetto. Poi qui ho le patate, sale e olio. Ho già acceso il forno a 200 gradi. Ora andrò a tagliare le patate. Dunque, per due persone io ho fatto 7 patate. Ecco, io continuo adesso a tagliare le patate. E ci vediamo dopo. Allora, io ho pelato tutte le mie patate, le ho lavate e asciugate per bene. Ho preso uno spicchio e mezzo di aglio che lo andrò a mettere sia nell'agnello che nelle patate. E io ora taglio le patate. Le vado a mettere nella teglia. Io le farò così, a spicchi grandi, un 4. Le patate sono piccole, quelle più grandi le taglio in più pezzi. Ecco, queste sono grandi. Taglio in più pezzi. Io sto facendo una porzione per due persone. Questa è grande, faccio più spicchi. Ora vado a mettere l'aglio, già l'ho pulito internamente, ho levato, come si dice, l'anima, quella che rimane più indigesta. A me piace l'aglio, poi sono gusti, c'è chi lo mette e chi non lo mette. A me piace tantissimo e poi fa molto bene l'aglio. Ecco qua. Ho messo un pezzo qua e quest'altra metà lo lascio per l'agnello. Allora, io ora queste le vado a salare. Poi c'è tutto il condimento, sta nell'agnello, quindi io non rimetto niente, perché io ho messo tutto, ho messo salvia, alloro nell'agnello, rosmarino, sale, pepe, insomma tutti gli aromi, più ce se ne mettono e più buono viene. Ecco qua. Io ora vado a inserire l'agnello.
Questa è una tradizione romana che il giorno di Pasqua o Pasquetta, secondo quando uno vuole fare, non deve mancare. Io l'ho fatto oggi, è lo stesso. Ora tutto questo condimento lo metto in teglia, che serve per non far asciugare troppo l'agnello, no? In cottura. E ho messo anche i grani di pepe grossi. Patate si insaporiscono con il liquido stesso, l'agnello ben macerato, infatti si è diciamo quasi cotto, no? Perché l'aceto e il vino cuoce un po'. L'ho tutto lavato l'agnello, anche se si dice che non va lavato ma pulito con un panno umido, ma a me non piace, mi piace lavarlo. Più tranquilla. Ecco qua. Ora metto l'olio. Sale già l'ho messo quando era in macerazione l'agnello, ho messo già il sale e ora manca da mettere un pezzetto di aglio, lo metto a pezzetti, ma c'è chi lo mette anche che lo lascia sano e lo metto così. Pezzettino, non tanto, giusto per dare il sapore. Ecco qua, questo signore è pronto da mettere in forno a 200 gradi fino a quando l'agnello si sarà cotto, perché i tempi di cottura cambiano a secondo il tipo di carne, se è più tenero, se è un po' più duretto. Ora io lo metto in forno e ci vediamo a cottura ultimata. A dopo. Allora, io l'agnello l'ho messo in forno. Ora, vi ricordate ieri la ricetta che ho fatto di carciofi alla romana? Dopo io ho continuato, ne avevo altri due e li ho tagliati, puliti e li ho lasciati in acqua acidula. E ora mi sono ricordata che li avevo in frigo, così li ho presi e li faccio lessati. Ecco, vedete, li ho tagliati a metà, e ora ho levato la barbetta che è internamente. Ho tagliato i gambi, un pezzo va buttato perché è duro e questi no. Per cui io questi ora li vado a lessare, li metto in acqua fredda e li lascio lessare per 15 minuti, li tolgo che sono croccanti, non proprio cotti cotti. Poi chi piace può farli anche ancora più cotti. E io questi li andrò a fare con una salsetta, un trito di prezzemolo già lavato, mezzo spicchio di aglio perché sono due i carciofi, l'ho pulito internamente. Poi per questa ricetta mi occorrerà il pepe, il sale, l'olio,
aceto, io uso aceto balsamico, ma potete benissimo mettere qualsiasi aceto, o di vino o le mele. E poi le acciughe, andrò a mettere qualche filetto di acciughe nel trito. E quindi ora io vado ai fornelli e metto, intanto già lo posso fare, io questi li avevo già lavati. Come vedete l'acqua è bella limpida, bianca. Li vado a mettere nella pentola e poi ci metterò acqua fredda direttamente, non faccio bollire soltanto l'acqua. Ecco, lo metto così. Ora io li coprirò con dell'acqua fino a che bollo, non lo farò bollire per 15 minuti, 20 minuti. Ok, ci vediamo dopo. Allora, eccomi qua. I carciofi sono pronti, sono lessati, vedete? Eccoli qua, li ho scolati. Ora io qui ho già preparato il trito di prezzemolo e di aglio, lo andrò a pistare qui in questo pistello, assieme all'acciuga, per farlo ancora più fino. Poi lo andrò a mettere con il cucchiaio sopra ai carciofi. Scusate se sentite dei rumori di trapano, battiture di martello, ma è al piano di sopra che stanno facendo dei lavori purtroppo. I muri sono molto leggeri che si sente tutto. Pazienza. Non posso impedirle di fare i lavori anche se oggi è festa, eh. Allora, io ora vado a pistare un po'. Non deve essere proprio pistato pistato, eh. Basta schiacciare un pochetto l'aglio. Le vado a spezzettare e poi le sminuzzo tutte con il pistello. Io lo chiamo pistello, a Roma si chiama così, non so voi come lo chiamate. Pista sale, anche pista sale si dice. Ecco, vedete, le spezzetto tutte, io ne ho messe quattro. Perché i carciofi sono due, ma tagliati a metà diventano quattro metà di carciofi e quindi ci vogliono questa quantità di alici. Ecco, queste sono sott'olio, eh. Anzi, ce n'è una di più, sono 5, ne ho contate 4 invece sono attaccate. Eccole qua, spezzettate e ora vado tutto a tritare. Fatevi questi carciofi che sono ottimi, sono molto appetitosi, uno tira l'altro. Poi l'aceto dà un tocco in più, un sapore in più. A chi non piace l'aceto e non lo metta, un limite ne mette poco. Oppure si usa quello di mele che è molto più delicato rispetto all'aceto di vino. Ecco qua, vedete, già è diventata una poltiglia.
Vedi, una girata così. Intanto l'agnello si sta facendo, già l'ho guardato, l'ho girato per far cuocere anche il lato sotto. Più si batte e meglio è. Deve diventare quasi una crema, non dico crema, ma quasi. Poi si aiuta con l'aceto, mescolando, con un cucchiaio si va a mettere nei carciofi. Anche questa è una ricetta romana, si fa a Roma, nel Lazio. Non so in altre parti d'Italia se si fanno, se si conosce questo tipo di ricetta. Poi i carciofi a me piacciono in tutti i modi, sono sempre buoni. Ne ho ancora altri due, in totale erano 7 carciofi, ne ho ancora due, vedo domani come li posso fare. Un po' fritti, vediamo. Questa è bella tritata. Poi ora prendo un cucchiaio e vado ad iniziare a mettere sopra. Anzi, metto l'aceto qua dentro, mescolo. Ecco qua. Prendo un cucchiaio. Metto l'aceto, io ho questo balsamico, metto questo. Si mescola tutto. Vedete? Vedete com'è tutto tritato? E ora lo vado a mettere qui nei carciofi. Sicuramente alzerà qualcosa perché vedo che ne ho fatto un po' troppo. Però il condimento è buono, ci deve essere. Ecco, dentro proprio, dentro l'incavo del carciofo, si mette e poi sopra i cambi. A me scuro perché è il balsamico l'aceto, altrimenti vengono chiari, con l'aceto chiaro. Ecco. Questi richiedono molto condimento. Poi si lasciano insaporire, questi si fanno qualche ora prima che da portare in tavola, in modo che si ha il tempo di insaporirsi. Si mettono in frigo e si mangiano freddi questi, eh. È un'ottima ricetta anche d'estate. Ecco, io lo metto tutto perché a me piace. Più sono conditi e più sono buoni. Ora metto un po' di olio sopra. Poi quanto basta, non deve essere tanto. Anche i gambetti, ecco qua. Ora questi hanno il tempo di insaporirsi prima di andare a pranzo, tanto oggi sono già tardi. E questa è la nostra ricetta fatta, vedete?
Sono molto buoni, molto appetitosi, gustosi. E io questi ora li metto in frigo. Ora controllo l'agnello a che punto sta e ci vediamo dopo. Allora, eccoci qua, alla fine della cottura dell'agnello. Questo è l'agnello, cotto benissimo, ho fatto già una porzione e questo è il risultato finale. Agnello con patate arrosto e carciofi lessati e poi conditi con salsetta. Per oggi, signori, io ho finito. Questo è il mio pranzo di lunedì dell'angelo. E con questo io vi saluto, vi faccio tanti tanti auguri. Se la mia ricetta vi piace, mettete un like. Grazie e buona giornata a tutti e buon pranzo. Ciao ciao!